Senti Stefano, non era magari quella giornata che ti aspettavi, anche il tuo, come dire, passato da carrozzato e catapultato qui, forse per una domenica, forse per due, adesso vediamo. Sì, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare il risultato, ecco, attraverso una prestazione diversa, una prestazione più importante, più da squadra che si chiama Parma Calcio, ecco, perché tutti io in primis ci aspettiamo tanto da una squadra del genere che ha un passato così importante, però e il passato non vince, il nome non vince, vince in campo chi mette la palla in porta. Ed oggi, se andiamo a valutare la gara, abbiamo fatto poco per quello che dovevamo fare, ecco. Senti, dopo 3 o 4 giorni di lavoro sul campo e dopo una partita da 3 punti, cosa ti senti di dire? Qual è la tua diagnosi per questo palco? La diagnosi è c'è solo una strada, lavorare duro, ma duro, un altro ritmo, un'altra intensità, un'altra strada tramite un'altra mentalità. Ecco perché la Lega Pro, insegna che prima corri e poi giochi. Bisogna correre forte, ma un plauso ai miei ragazzi sull'impegno gli va dato, perché mai nessuno in questi 3 giorni si è tirato indietro e penso neanche oggi, insomma, hanno dato tutto di quello che potevano dare. Bisogna capire quello che si dà è poco rispetto a quello che richiede il campionato. Hai provato a cambiare sistema di gioco? Sì, la mia idea era quella di provare ad aggredire più alti, provare a dare pressione, provare a fare una partita da squadra importante che deve comunque lottare per vincere il campionato. Secondo me una squadra che deve vincere il campionato deve imporre la propria mentalità, la propria idea, la propria voglia di andare ad aggredire gli avversari. Ecco. In alcuni frangenti, nel primo tempo, siamo stati anche bravi a rubare un paio di palloni un po' più alti e a creare delle situazioni da gol. Però non basta. Un gol da palla inattiva, un contropiede, Sì, perché poi alla fine errore. se andiamo ad esaminare gli episodi è un gol preso su palla inattiva dove abbiamo dormito sulla respinta di Zommers e questo è un segnale, comunque la squadra soffre, è in difficoltà in questo momento perché sono quei particolari che fanno la differenza. Nel primo tempo c'è stata un'altra palla inattiva dove loro in una mischia hanno preso una traversa, insomma sono stati ancora pericolosi e nel secondo tempo ricordo solo quel contropiede dove l'Ancona ha fatto il 2-1. E anche un contropiede del genere non è da squadra che comunque deve vincere un campionato, ecco, cioè ci vuole di più. Buongiorno, buonasera. Si dice che la squadra deve correre di più, deve dare di più perché quello che sta dando è poco. Nonostante questo ha dato tutto, è Sì, è un evidente paradosso allora forse. che ha dato tutto quello che poteva. È evidente che insomma, anche a livello atletico fa fatica. Questo è un po' il riassunto del. A mio avviso c'è da lavorare su tanti aspetti, ecco. È una squadra che comunque è in difficoltà, questo è palese, e bisogna prendersi da giocatori maturi, da persone mature le proprie responsabilità per ripartire, ecco. In carriera ne ho visto di tanti di questi momenti e si mette la testa sotto la terra e si riparte. E penso che un gruppo che ha comunque dei valori importanti lo saprà fare. Ci sono altre domande? Ok, grazie a tutti. Grazie. Vi informo che c'è una sala qua dietro, se vi interessa come area di lavoro.